stanza. Ho avuto il timore che la cosa non finisse più. Pier Giorgio, ieri sera a cena, appunto, dicevo, mi ha raccontato che lui costruisce droni, cioè con un suo collega, e li usa per mappare. Io gli ho detto, tu devi raccontarla questa cosa, non hai tentato, che quindi adesso lo lascio parlare e lascio parlare anche il suo collega che è collegato con noi via Skype. Spero si sentirà. Prego. Luca, mi senti? Dai, ce l'hai l'audio? Sì, ce l'ho l'audio. No, qua c'è l'audio. Non è che l'ha messo in più. Prima si sentiva. Non ho messo nel... Eccomi. Ah, ecco. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Allora, faccio vedere un paio di immagini e poi ti lascio parlare, ok? Ok. Allora. Siamo partiti un po' tecnologicamente da un drone di questo genere che abbiamo comprato. Abbiamo montato subito ArduPilot, se qualcuno di voi conosce Arduino, questa è la versione per pilotare i droni. Siamo passati a una cosa del genere un po' artigianale. Abbiamo montato subito una GoPro perché ci veniva naturale fare le riprese. Siamo passati attualmente a questo modello a 6 eliche, porta fino a 2 kg con una reflex, c'è sotto un gimbal che fa le fotografie ortogonali o comunque anche riprese di vario genere. Abbiamo due telecomandi, che uno guida la telecamera e uno guida il drone. E attualmente abbiamo fatto questo, 8 eliche. Riuscirà a portare come portata massima 8-9 kg e il diametro è un metro. E lo userete per rapire i bambini. E porta le pizze, gli avrò. Ma anche quello che porta gli organi, però. No, noi facciamo le prese. Qualche fase per rendere conto dell'idea che quanto è grosso. E abbiamo anche un rover, invece con ArduPilot abbiamo su ArduRover, è un crawler, e lo mandiamo in missione, lo portiamo in giro. Queste le gambe, qua ci sono ancora montato la GoPro, però è direttamente il... Quanto dura? Cosa fate fare al rover? Anche nel cibo della fogna, sì. Questo è ArduPilot che si sta accendendo. E vi lascio con questo è il rover. A Luca, tocca a te. Quanto dura la batteria, infatti? Ciao a tutti, scusatemi, ci sarà un po' di ritardo di comunicazione. Quello che ha spiegato Pier Giorgio è appunto quello che facciamo, quello che sviluppiamo da circa 4 anni e mezzo, ormai 5. Siamo partiti appunto da cose commerciali, ma ci siamo spostati subito, dato il nostro interesse nell'open source, a un sistema pilotato appunto da Arduino. Mi muovo un attimo la telecamera e vi faccio vedere un po' del vero, diciamo, non sono solo fotografie, è proprio la realtà di quello che abbiamo. E questo è il nostro drone che stiamo usando ultimamente, l'ultimo che avete visto ad 8 eliche è in laboratorio. Stiamo finendo di costruirlo. Questo drone ci permette appunto di fare riprese grazie a questo sistema di stabilizzazione con camere. Adesso abbiamo montato una GoPro, ci montiamo reflex digitali o anche termocamere per fare riprese diciamo più specialistiche. In questo modo cosa possiamo fare? Possiamo andare a fare un tilt di 90 gradi e quindi andare a mappare e quindi prendere delle ortofoto per poter essere messe in cartografia, quindi poi con sistemi open source gestiamo le fotografie, le rototrasliamo, le mettiamo con il GIS e possiamo produrre quindi nuova cartografia. Il sistema appunto è basato su Arduino, che ci permette di fare delle modifiche o comunque settare il software per rispondere meglio alle nostre esigenze. Ultimamente appunto a livello professionale riusciamo ad offrire
aiutano a creare una cartografia che sia... Vabbè, a prova di... Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Come lavorano grazie all'open source. Se avete domande, vi lascio a voi la parola. Tutto a posto? Ti ha detto qualcosa? È a posto. Ciao, grazie.